Questa è una famigliola su 7 a cui avevamo messo il melario e inizialmente aveva anche iniziato a portare miele sul melario, ma poi con la carenza che c'è stata se l'ha rimangiato tutto. Qua vedo un po' di polline, 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 covada a maschio. Dietro vediamo, maschio, qualcosa di nettare, ma poca roba, un po' di nettare, e quindi è tornato indietro, e quindi produzione pure questa, niente, speriamo che ci abbia un po' di scorte per lei. Vediamo il secondo telaino. Polline, covata, esternamente polline di scorte, in mezzo covata, covata, qua lo stesso. Vediamo il terzo. Covata. Covata. Larve dentro, covata un po' irregolare. Non c'è un goccio di miele. Questa è da nutrire perché non c'è proprio niente. Niente miele, niente. Quest'anno la situazione è così. E questa era una famiglia che stava a melario. Maggio era salita a melario. Adesso la situazione è questa. La regina non l'ho vista. Ancora non l'ho vista. Ecco la covata è un po' più compatta. Qua c'è un cupolino. Lo togliamo, ma è un abbozzo proprio, non è che c'ha voglia di sciamà questa. Qua c'è una gella reale rotta, rotta da loro, covata un po' più compatta, ma scorte qualcosina qui di miele, ma poco. Chiamarlo scorta Vediamo l'ultimo telaino, leggero, ecco la regina sull'ultimo. Questo è veramente, veramente leggero. Infatti è proprio niente, questa bisogna dargli qualcosa perché con la secca che c'è adesso, fioriture quasi zero, poverina, se non la aiutiamo,
Ok. Bene, bene.